scomparsa, non si sa che fine abbia fatto il difensore che hanno preso Ah, sì. dal. Oves. Vedi che te l'hai Oves. riscordato? Pure a te sei cascato nel trappolone da Juve. Loro gli fanno sparire i giocatori. Volponi, sono dei volponi. No, bisogna vedere se uno combina qualcosa, prende. Io mi auguro che. Comunque, su Casares, ritornando al discorso, secondo me è veramente un bell'acquisto. Un giocatore che ci serve, poi Serve qualcuno che abbia una mentalità come vincente. carattere soprattutto, perché magari la Lazio sono tutti molto tecnicamente bravi, però magari quello un po' ignorantello non ce È l'abbiamo, no? vero. No, ma che sia pure abituato a giocare per certi traguardi. Certo, sì, beh, poi lui ha giocato pure in Premier League, l'esperienza ce l'ha. E poi è l'anno dei mondiali, comunque sia sì, l'Uruguay è una squadra consolidata a livello internazionale, un'azione che ha il fatto suo e quindi Caceres vorrà arrivare pronto per questo evento e quindi anche lì spinge il giocatore a motivarsi e a essere quel giocatore di una volta, quel giocatore che era fino a 2 o 3 anni fa. Io spero, io mi auguro che Caceres possa permettere di vedere magari tutti e quattro questi fenomeni insieme. So che è difficile, ma secondo me il pensiero del mister già ce l'ha da diverso tempo e ne potrà beneficiare che la Lazio stessa da una situazione del genere. Però comunque sia, era importante avere una valida alternativa poi per Wallace e Bastos che ultimamente stavano andando un pochino in difficoltà. Allora, ragazzi, se siete d'accordo, io farei una piccola pausa, anzi, una pausa ascoltandoci i gol di Spalla Lazio. Prima di andare in pausa, Alberto. Sì, soltanto un minuto perché c'è un nostro ascoltatore che ci dice, che è un amico, Luciano Riva, che sabato prossimo al centro sportivo della La Petriana alle Petriana. 15:30 c'è un importantissimo derby dei giovanissimi fascia B Elite. Noi siamo primi, Lazio, e gli altri sono subito dopo a 6 punti. Quindi esorta tutti a tifare i nostri aguilotti e magari intervenire chi può. Assolutamente. Forza ragazzi e forza Lazio. In azione di copertura. Gol bellissimo di Luis Alberto per la Lazio che va in vantaggio al quinto minuto, Spal 0. Lazio 1, Luis Alberto, Napoli. Saremo tra poco a Ferrara e andiamo a sentire cosa è successo a Ferrara. E che cosa sta succedendo Giovanni Scaramuzzino? Perché siamo al settimo minuto, la Lazio è passata in vantaggio al quinto con Luis Alberto, ma in questo momento l'arbitro ha indicato il dischetto, un calcio di rigore a favore della Spal che ha subito reagito, si è proiettata in attacco. Grassi è caduto in area di rigore, un contatto con un giocatore della Lazio e adesso però Tagliavento sta aspettando le indicazioni anche del VAR, ma c'è Antenucci per la Spal che sta per mettere il pallone sul dischetto del calcio di rigore immediatamente in avanti dopo aver subito il gol di Luis Alberto, un gol bellissimo, una grande interpretazione del gioco da parte dello spagnolo, un paio di dribbling in area di rigore con il pallone accarezzato dalla suola del piede destro e poi un tocco morbido a battere Gomis, ma intanto il calcio di rigore per la Spal che ha la possibilità di pareggiare immediatamente, c'è Mirko Antenucci sul dischetto contro Stracoscia in completo rosso, il portiere della Lazio Antenucci guarda prima il pallone poi guarda il portiere della Lazio, c'è il fischio da parte di Tagliavento, Antenucci con il destro, rete, pareggia immediatamente la Spal all'ottavo minuto, Spal 1, Lazio 1, ha segnato Antenucci su calcio di rigore, Benevento. Siamo al 17esimo, 0-0. Immobile, la Lazio torna in vantaggio al 19esimo, Spal 1, Lazio 2, di nuovo Milano. 22esimo con la Lazio che è tornata in vantaggio, conduce per 2-1 sulla Spal, va via Lukaku di prepotenza sulla sinistra, ancora Luis Alberto, poi racconteremo il gol, seguiamo questa azione in velocità della formazione allenata da Inzaghi con Lukaku, lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, Parolo carica il tiro sul fondo, di poco Parolo ha trovato il tiro con il destro, la posizione era buona, 20 metri circa, posizione leggermente defilata sulla destra, non ha trovato la porta. Buona comunque l'azione della Lazio, il gol del raddoppio per la formazione di Simone Inzaghi costruito
come nel caso del primo gol da Luis Alberto, in questo caso un assist magico da parte dello spagnolo, un rasoterra filtrante che ha trovato in area di rigore Immobile, tocco perfetto anche dell'attaccante a scavalcare Gomis in diagonale per Immobile. Sono 17 reti in campionato, 23esimo, Spal 1 Lazio 2 Benevento. Cercare di ancora Immobile, 3-1 per la Lazio, 26esimo, Spal 1 Lazio 3 Genova. Ferrara 28esimo, 3-1 per la Lazio sulla spalla, devastante la formazione allenata da Inzaghi quando può ripartire in velocità, e così è arrivato il gol del 3-1 al 26esimo con Milinkovic. In questo caso è stato suo il passaggio in profondità a liberare in posizione centrale Immobile davanti alla porta. Non ha avuto difficoltà l'attaccante della Lazio, è stato freddo e è riuscito a battere per la seconda volta nella sua partita Gomis. E Immobile sale a 18 reti in campionato come Mauro Icardi. È il 29esimo, Spal 1 Lazio 3 Benevento. Ciao Mobile. Gol della Spal, ancora Antenucci, è la mezz'ora, Spal 2 Lazio 3 Milano. La linea Ferrara con la Spal che ha appena sfiorato il pareggio, il 3-3 con Paloschi in area di rigore che ha tirato quasi a colpo sicuro, si è opposto con il corpo, con le gambe De Vrij, ma c'è ancora la Spal in attacco sulla destra con Viviani, prova a mettere un pallone in mezzo, la difesa della Lazio libera per un momento, poi controlla alla fine Lukaku, spazza via Lazio in affanno, eppure la Spal era sembrata demoralizzata. Spal trascinata in occasione del gol del 2-3 da Lazzari sulla destra, una discesa di 30 metri, poi un pallone messo in mezzo, Wallace ha controllato male, di fatto rimesso in gioco Antenucci che ha tirato in porta, ha trovato l'angolo e ha battuto così stracoscia. Spal che rientra in partita, il 34esimo, Spal 2 Lazio 3 Benevento. È il 39esimo e la Lazio è in vantaggio per 3-2 sulla Spal. Due occasioni da raccontare, un minuto fa Milinkovic alza un pallone in area di rigore per Basta, la conclusione del serbo però finisce sul fondo, ma al 35esimo la Spal ha sfiorato il pareggio con Antenucci, ancora un bel cross dalla destra di Schiattarella, la girata dell'attaccante e capitano della Spal che è terminata sul fondo, ma davvero di poco. Spal che attacca ancora un calcio di punizione, si salva la Lazio, poi Immobile parte in slalom in velocità, finisce a terra, c'è fallo su di lui, ci sarà calcio di punizione per la Lazio, c'è anche il primo ammonito della partita, Mattiello che viene richiamato dall'arbitro Tagliavento. È il 40esimo, Spal 2 Lazio 3 Benevento. In pallo al limite dell'area, controllo in corsa con il petto e tiro al volo di destra. Immobile tripletta, Spal 2 Lazio 4, ha segnato ancora Immobile, il 41esimo Milano. Linea Ferrara. Immobile in fuorigioco, tira in porta, questa volta Gomis riesce a respingere, gioco già fermo, la Lazio è in vantaggio per 4-2, ma la Spal sta attaccando quando il cronometro adesso segna il 45esimo, vedremo un minuto di recupero, la rete di Immobile tripletta per lui alla 41esimo, nel momento in cui la Lazio stava soffrendo per gli attacchi continui della Spal, il pallone che passa dalla sinistra alla destra, poi arriva sui piedi di Basta, cross in mezzo e questa volta di testa Immobile trova la rete. Spal che attacca ancora, Paloschi insegue un pallone nell'area di rigore della Lazio, arriva prima Lukaku, tra gli applausi dei tifosi biancocelesti recupera il pallone la Lazio, è il 46esimo, Spal 2 Lazio 4 Benevento. Partita iniziata anche nella ripresa con il Napoli all'attacco. Il gol della Lazio, sempre Immobile, sesto minuto, Spal 2 Lazio 5 Napoli. La Lazio ha trovato il quinto gol, forse ha chiuso la partita, ma non si sa mai, perché la Spal aveva ricominciato ad attaccare, aveva anche sfiorato il gol, la rete di Immobile, per lui sono 4 gol in questo pomeriggio di Ferrara, adesso riceve gli applausi, i cori da parte dei tifosi della Lazio, ricambia con un applauso Ciro Immobile, un cross dalla destra, un calcio d'angolo dalla destra di Luis Alberto, poi il pallone arriva largo a Immobile che piazza con il piatto destro il pallone alle spalle di Gomis per il 5-2 della Lazio. Thank you.
farlo. Allora, perché Parolo ha fatto 4 gol, quindi hai guagliato Parolo, la prima volta che fai 4 gol in carriera, sempre per un pallone ti danno, no, adesso basta, te ne da un altro e quindi sono 2. No, dai, avevo preso quello bianco, adesso quell'invernale, sempre per le mie bimbe ovviamente, però sono felice perché è una vittoria davvero importante. Ci serviva prima di questa sosta per dare continuità allo straordinario campionato che stiamo facendo. Adesso è iniziato il girone di ritorno, vogliamo fare meglio. Arriva questa sosta, è inutile nascondersi in classifica, adesso si guarda il terzo, si punta il terzo posto dell'Inter. Per quello che avete fatto fino ad oggi, vi manca qualcosa a livello di classifica? No, ma non ci siamo mai nascosti, dall'inizio del campionato i nostri obiettivi sono quelli. Ovviamente il passo delle altre è importante e il nostro non deve essere da meno, perché davvero corrono davvero tanto Roma, Inter, che lottano con noi per la Champions, quindi vogliamo essere lì, non vogliamo essere da meno, stiamo andando forte, vogliamo continuare. Superato anche Icardi, ti sei ripreso per il momento il trono della classifica dei bomber, avanzi anche nella scarpa d'oro, resta un obiettivo anche questo per te? No, ma come il girone d'andata devo continuare a lavorare come sto facendo. Sicuramente i numeri sono importanti, però le responsabilità aumentano. Adesso ci sono 3 competizioni importanti e voglio fare bene a tutte e 3 competizioni. Ovviamente è bello essere lì sopra sia per la scarpa d'oro che per il campionato, però la concorrenza è agguerrita e quindi ci vuole continuità e mi ha fatto piacere questo poker di oggi, è davvero importante e bello. Ultima cosa, qualcuno so che aveva pronosticato una tripletta, te ne hai fatti 4, esagerato. No, se ti riferisci a mia moglie ho pronosticato una doppietta, quindi ha fatto il doppio. Grazie a Ciro Immobili. Ed eccoci tornati al Nido delle Aquile, 21 e 40 minuti di questa serata di lunedì 8 gennaio 2018, serata caldissima, faranno 19-18 gradi, calda, anche per calda soprattutto per noi tifosi della Lazio.